Dottore Mannino, dopo la conferenza di ieri c'è stato anche un piccolo confronto con i tifosi. Ci sono novità, l'ha sentito il presidente Sciotto? E se è ancora ottimista? Ieri ci è sembrato comunque ancora un po' ottimista nel dire sono qui, aspetto, voglio raggiungerlo questo accordo. Come ho detto ieri, infatti, in conferenza stampa, io resto a Messina, non mi muovo e spero che questa situazione finisca e che si possa divenire a questa acquisizione del Messina. Oggi c'è una data importante, spero che vengano onorati gli impegni, poi ci troveremo, credo, a un tavolo e risolveremo. Il Presidente non mi ha chiamato, ma l'importante è che faccia quello che deve fare. Cosa vi siete detti coi tifosi, questa accoglienza che ha avuto ieri, forse è stato il primo impatto di fatto con i gruppi di ultras? È stato un bellissimo impatto, una grande soddisfazione, sono felice, sono contento, spero di ricambiare in futuro questa accoglienza molto calorosa. Ci crede ancora a questa acquisizione? Sì, ci credo ancora. Perché investire a Messina? Perché nel calcio a Messina è una piazza storicamente importante che ha bisogno probabilmente di investitori, di questa iniezione di fiducia. Investire a Messina è per me importante, l'ho detto anche in conferenza stampa, anche per una ragione affettiva. Mi sento un siciliano, ormai sono messinese, ho seguito tutte le partite l'anno scorso, credo di essere veramente già un tifoso. Grazie.